Buongiorno Patrizia, benvenuta al Salone del Libro di Torino, ospite di Montabone Editore, che a sua volta è ospite della Regione Sicilia. Dacci un po' una inquadratura, dato che tu sei una siciliana doc, tra l'altro, dacci un po' una inquadratura sul tuo ruolo e sul tuo, soprattutto sulla tua passione di scrivere per bambini. Mi chiamo Patrizia Licari, anzitutto ringrazio il dottor Costa per avermi invitato, sono contentissima e felice di presentare questo mio primo libro che fa parte di una serie. Sono nata a Palermo, però poi da bambina mi sono trasferita in Lombardia e ho sempre avuto la passione della lettura e della scrittura. Sono riflessologa, floriterapeuta, però la cosa che mi piace più fare è quella di scrivere. Questo primo libro mi è giunto tramite un'ispirazione, perché un giorno ero affacciata a una finestra e ho visto uno strano oggetto volante attraversare la volta celeste partendo da est verso ovest, che viaggiava lentissimo. Da questa visione mi sono ricordata che quando ero bambina a Palermo ebbi modo di vedere un altro oggetto non meglio identificato simile. E allora mi venne la voglia di scrivere una storia che parlasse di una bimba di 8 anni che un giorno, attraversando il bosco, ha uno stranissimo incontro con un bambino di 111 anni che viene niente di meno che dalla costellazione di Alfa Centauri, dal pianeta Tolime, e questo bambino la vuole portare sulla sua astronave per consegnarle un cristallo cosmico. La bambina in un primo momento è spaventata, vorrebbe scappare, però la curiosità è tanta e alla fine decide di accettare. Dopo che viene portata su questa astronave, conosce l'equipaggio e fanno un giro sopra il nostro pianeta per mostrarle in quale situazione, direi catastrofica, esso si trovi. E la bambina è molto, molto, molto emozionata e molto spaventata, però quando poi le viene consegnato questo cristallo decide di accettare e a questo punto lei deve mostrare questi 10 messaggi cosmici che vengono proiettati nel cielo e mostrano 10 insegnamenti da trasmettere ai bambini della Terra. Una cosa, Patrizia, ma cosa dicono i bambini? So che tu sei molto impegnata nelle scuole, raccontaci questa esperienza. Allora, devo dire che i bambini con i quali ho avuto modo di confrontarmi si sono mostrati da subito molto molto entusiasti, mi hanno fatto 1000 domande, abbiamo fatto dei laboratori con loro, ho chiesto addirittura di dare loro dei consigli su come si possa fare per salvare il pianeta e sono venute fuori delle cose bellissime. Dopodiché questi bambini mi hanno chiesto di scrivere anche un seguito. E in un primo tempo non volevo farlo perché non sapevo proprio come, dove sarei andata a parare, però poi alla fine ho accettato di buon grado e ho scritto un altro libro che si chiama Alma e la chiave della conoscenza. Grazie, grazie Patrizia, e buon Salone del Libro. Grazie mille, grazie.